stato, io mi sento onorata, con onore proprio, me ne esco con onore, me ne esco. Una delle più famose, senza dubbio, lei, Federica Nargi. La modella ex velina di Striscia la Notizia. Che giochiamo in casa più o meno. Lei lo sai che è originaria di Castelvetere sul Calore? Davvero? Sì, 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 sì. La famiglia è ancora lì, gli zii sono lì. Abbiamo avuto il piacere anche di intervistarli nell'ultimo carnevale. Wow. Prima della pandemia. Abbiamo intervistato la sorella della Nargi, gli zii. Insomma, questa Nargi ha conquistato il cuore di Alessandra. Ma Alessandro Matri. Con cui ha due figlie. E i due stanno insieme da tantissimi anni, da 14-15 anni, ovvero da quando Federica aveva solamente 19 anni. Una pischellina. Poi c'è ad esempio Manuela Quattrociocche, te la ricordi, l'attrice di Scusa, ma ti chiamo amore? No, non te lo ricordo, perché è un film che non abbiamo visto. No, è un genere proprio che evito largamente. È sposata dal 2012 con Alberto Aquilani, ha una figlia, Aurora. Poi c'è Jessica Melena, che stava studiando criminologia, quando però improvvisamente ha incontrato l'amore e della sua vita. Chi ha incontrato? Che gli ha stravolto i piani. Ma tu pensa chi è? Chi è? Ciro Immobile. Cioè. Ah, Ciro, Ciro, Ciro. I due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli. Lei ha smesso di studiare. Ha smesso di studiare perché ha trovato un lavoro. A che serve? Il lavoro l'ha trovato già. Come ha trovato uno stipendio, uno stipendione direi. Non è uno stipendiuccio. L'hai detto tu, non volevo dirlo. Non è uno stipendiuccio. La casa ce l'ha, pure due, tre, forse, al mare, in montagna. Si è sistemata la ragazza. Che bisogno c'è? Insieme a questo David dal 1999 hanno sfornato pure quattro figli. Sì, c'è Brooklyn. Sì? Brooklyn è il primo. Non erano chewing gum una volta? No, è anche un ponte, ma anche è anche un ponte. Bambino, un ragazzo. Anche un bambino, bene. Ok. Bene, avresti cambiato la tua fede calcistica per amore? La mia fede calcistica? Sì. Ma sicuramente se l'avessi sì. avuta? Ma sicuramente sì, ma sicuramente solo sì. Per amore? Solo per amore. Solo per amore. Solo per amore. E invece io vi voglio portare in un altro universo, un universo parallelo, che è dove quello andiamo? Che ribalta tutto. Hai capito quando, ti ricordi, quando poi si parla di quel famoso gesto che si ribalta il tavolo, si girano le carte, la situazione esplode completamente? Sì. La storia la rigiriamo. Lei dai. Famosa, lui noi. Anonimo, e diciamolo. Era il 4 luglio del 2002 quando la bellissima, meravigliosa, la donna dal sorriso più bello al mondo, Julia Roberts, oggi 52 anni se non sbaglio, disse sì al cameraman Danny Mulder, 51. Da allora sono passati ben 18 anni. L'attrice e il cameraman, che sono sposati appunto dal lontano 2002, sono genitori di tre figli, sono una delle coppie più solide e invidiate di Hollywood. Quando a lei è stato chiesto quale fosse il segreto, lei ha detto: non perdere una partita di calcetto dei figli e dimmi l'altro segreto. E mangiare il gelato insieme. Baciarsi. Ah. Proprio ieri, che era la giornata internazionale del bacio. Ah sì? Sì, sì, l'ho letto. Ti mando un bacio allora anch'io. Giulia Roberts. Uno anche a Davide. Incontrò Danny nel 2000 sul set del film The Mexican. Lui era innanzitutto un grande fan di Julia Roberts. Lei era fidanzata con Benjamin Bratt, anche lui era impegnatissimo, ma nel giro di poco tempo hanno deciso di lasciare le rispettive coppie, di sposarsi nel loro ranch di 40 acri a Taos, cittadina da poco più di 4.500 abitanti nel New Messico. Insomma, è come se si sposassero a Mirabella. Storia. Insomma, siamo siamo lì. E lei dice: mi ha cambiato la vita, ha davvero illuminato la mia esistenza. Quindi l'anonimato aiuta, un faro. La stessa cosa è successo a lei, Anne Hathaway. Fantastica, sì, una delle che mie lei preferite. Preferite anche a me. Scusa, che stai smanettando? No, ho messo la base di nuovo. Che nel 2012 ha detto sì al suo grande ammiratore di sempre, Adam Schulman, che lui inizialmente era attore, poi è diventato designer di gioielli. Come mai? Perché l'attore non era cosa sua. I due si sono conosciuti, pensa tu, non al supermercato, ma a casa di amici. Ah, e nel 2016... Pensavo in una gioielleria? No, sono diventati genitori bis.
Auguri. Ah, bella storia, bella storia. Sì, che bella. Poi ragazzi, c'è lui. Dai. C'è lui. E dillo. Aprite. E dillo. Ve lo ricordate Aquaman? E dillo. Aquaman. Non te lo ricordi? Mi ricordo Aquaman, ma non mi ricordo il personaggio. Lui, Jason Momoa. Jason? Non te lo ricordo. Momoa. Momoa, che quando lo vedi il Momoa, com'è? Abbiamo anche fatto un po' di cavolate una sera che passava in TV, noi tre. Beh, lui pensa che è sposato con Lisa De Robinson. Ma me l'avete fatto conoscere voi sto Jason, per questo io non me lo ricordavo. Cioè, non me lo ricordo proprio. Comunque Jason è grandissimo, è muscolosissimo, è tatuatissimo, è bellissimo. E però c'ha un cuore grande. Lui si è sposato con Lisa, che era il suo grande amore da quando aveva 8 anni, perché si è innamorato di lei mentre guardava il telefilm, la serie I Robinson. Te lo ricordi almeno i Robinson? Sì, sì, come no. E si sono sposati, sono felici. Lei chi era poi dei Robinson? Lei era la seconda, quella con le treccine. Ah, la simpaticissima. Sì, sì, lei era bellissima, è rimasto folgorato e l'ha seguita per tutti gli anni 80 e 90 e ha detto: ho sposato la mia prima cotta, mi piace da quando ho 8 anni. Non ci posso credere. Credici. Soprattutto vado. Se io penso a quello che mi piaceva quando avevo 8 anni. Cosa ti piaceva? Quello che mi piaceva quando avevo 8 anni. Cioè, era reale? Era reale, ma voglio dire. Come sono diverse le esperienze di vita. Certo. Certo. Sei sempre sfigatissima io. Allora, ma vogliamo andare un po' in musica adesso? Bene, dove mi porti? Ti porto a Gogo Diva, che è la terza fatica discografica della rappresentante di lista. Quindi ti faccio ascoltare un po' di musica fresca, giovanile. Nuova. Proprio nuovissima. Da cui è estratto il brano. Come che mai, mi chiedo? Ad ascoltare. Perché il brano mi piace molto. Si chiama Questo corpo e parla di un corpo alla scoperta di ciò che è nascosto sotto il velo della realtà, di un corpo che è costretto spesso a tenere gli occhi fissi sui feed social chiedendogli di essere sempre perfetto, un corpo che ci ama tremendamente e che quando cadiamo, nonostante tutto, ci rialza e ci ricorda quanto siamo forti. Arriva la rappresentante di lista con Questo corpo. A me non piace niente, non mi piace nessuno. Queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. Sei andato via, non ti sei perso niente. Questa bocca a volte non mi crede, qual è la fame e la sete. Queste mani mi consolano. Questo corpo che è stato una festa, pieno di falsi amori, pieno di peli. Verrò con tutto il mio cuore a dirti cosa credi. Questo corpo che mi vuole bene, anche se cade non succede niente. È una promessa che faccio a me stessa. Io mi riprendo quello che mi hai portato via. Dalla mia testa parte, alla mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei.
qui a Radio Cerrettina e Feel Good abbiamo scoperto finalmente la reazione di Simona alla visione di Aquaman, che non conosceva e sta cercando ancora di riprendersi la mia amica, giusto Simo? Sì. Sì. Ho avuto un mancamento, però l'ho fatta subito riprendere. La pressione arteriosa mi è salita un attimo. Ho usato il principe William come posto dei sali per farti rinvenire un po', per equilibrare le tue emozioni. Prima di passare al principe William, facciamo appunto un passaggio. Il sospiro era per Aquaman sicuramente, sì. Su Tom Cruise. Tom Cruise faceva parte anche della nostra generazione. A me personalmente non è mai piaciuto, perché i belli non mi sono mai piaciuti. All'epoca era l'oggetto e il desiderio un po' di tutte le adolescenti dell'epoca, proprio come sua moglie Katie Holmes era una grande ammiratrice di Tom Cruise. Aveva il classico poster che usciva su Cioè anche, sì, in America. Te lo ricordi? Però anche lei con Dawson Creek. Sì, sì. Te lo guardavi? Sì. No, forse tu eri più... No, lo guardavo. Lo guardavi? Sì, lo guardavo, perché lo guardavano le mie sorelle, l'abbiamo guardato, sì. Che tanto, bello. Tante volte, ripetutamente, poi è andata a finire malissimo tra i due, però nel frattempo ci hanno fatto sognare. Ma la coppia che ci ha fatto sognare, la storia... Sì. Di lei che ci ha fatto sognare è quella di Kate Middleton, perché quanti di noi hanno sognato di sposare il principe? Un principe? Io no. Un principe? Ma forse quello proprio no, un principe. Ah, un principe. Ma da piccola avevo 7 anni. Sì. Poi ti capita William, dici no, non era il principe che volevo. No, vabbè, te lo pigli lo stesso. Ecco, mi piace perché sei ragionevole. No, sì. Beh, sarebbe pura follia rinunciare. Sì, appunto. È stata la storia d'amore che ha fatto sognare tanto sembrava fiabesca, e appunto, come abbiamo detto prima, il sogno, il desiderio di ogni ragazza, conoscere il vero principe azzurro e poterlo sposare. La bella duchessa di Cambridge appunto ci è riuscita, e lei era una semplice cittadina comune, sicuramente di buona famiglia, altolocata, però intanto ha realizzato il suo desiderio da ragazza di sposare il principe con tutto il carrozzone dietro. Poi quando ti sposi poi ti prendi tutto il pacco, pacco e paccotto. Ma l'altra non ha fatto così. L'altra ha fatto il pacco, Secondo me ha avuto il pacco. Ma pure ha avuto il pacco, sono sicura. E abbiamo parlato di Grey's Anatomy, una serie TV che io seguo da sempre. Tu non la segui? La segui? No. Io la inseguo, sì. Lei è Ellen Pompeo, appunto, la protagonista di Meredith Grey, e che nella serie è proprio la compagna di Patrick Dempsey, e anche lei ha sposato una persona comune, anonima per modo di dire, perché è comunque un produttore discografico, appunto musicale, che ha conosciuto in un negozio di alimentari. Ragazzi, andate a fare la spesa, perché sì, porta bene. Andate a fare la spesa, andate quell'altro là dove l'aveva, in palestra. In palestra, andate a fare yoga. Si sono sposati nel 2007 e dalla loro unione sono nate Stella Luna e Sionna May. E tutto il piano, il nome. Avute tramite una madre surrogata. Ah, ok. Scendiamo a casa nostra, un altro piacione degli anni 90, Raul Bova, che ha sposato la veterinaria Chiara Giordano. Sono delle sanguisughe questa sera. Nel 2000 l'attore sposa la conosciuta Chiara Giordano, lei di lavoro faceva la veterinaria, ed è figlia dell'avvocato Bernardini di Pace. Gli aveva portato. Sì, il pesciolino rosso. La coppia dura da 3 non era voluta la cosa, la coppia non parlo più. Dura da 3. Mi fermo qua. Ma un segnale di non mi arriva dalla regia. No, è proprio disattenta la regia. Vabbè. Allora, raccontaci la storia. Ecco. Ci metti un po'. Ok, allora io non so.